prima di tutto, e poi della democrazia. L'acqua non si vende, l'acqua si difende. Questo profitto, che per legge era stabilito sul 7%, mentre invece per un meccanismo di, diciamo, di calcoli è gonfiato questo profitto, è il profitto che si spartiscono tutti, è gonfiato, come dicevo prima, in caso di Propi Acqua del 13,02 e per Acqua S.p.A. è del 18,18. Quindi niente, noi ci autodiluciamo le bollette, perché siamo noi rispettosi della legge. Il paragrafo di legge che diceva viene garantita la remunerazione del capitale è stato approvato. Quindi siamo noi rispettosi. La torta, si porta la torta! Dopo un anno dal referendum, in Toscana non è stata applicata l'esito referendaria. Ci chiediamo se siamo ancora in democrazia. Noi stiamo qua per chiedere il rispetto della democrazia, il rispetto della legalità. Qua siamo davanti al Consiglio regionale che ha cancellato le ATO e fatto una nuova legge per far un atto unico, per concentrare ancora di più il controllo, che già era poco efficace. L'esito referendario che toglieva la remunerazione del capitale investito, il profitto garantito nella bolletta, non è stata applicata in Toscana da nessuno dei politici eletto dai cittadini che hanno votato per un ritorno a una gestione pubblica dell'acqua e per togliere il profitto dell'acqua. Questa situazione di illegalità, visto che l'esito referendario era immediatamente applicabile, come diceva la sentenza della Corte Costituzionale, perché non creava vuoto normativo. Questa situazione di illegalità crea una sfiducia in confronto del ceto politico e delle istituzioni in Toscana, non solo in Italia, ma anche in Toscana. Questo crea quelle che loro chiamano antipolitica, ma l'antipolitica la fanno i politici qua in Toscana, purtroppo. E quando un partito che governa la Toscana, che ha maggioranza, stramaggioranza, si chiama Partito Democratico, la democrazia la deve rispettare per primo. Perché se no andiamo verso una totale sfiducia verso il ceto politico. Il paese non è un'opinione, rispettate la Costituzione! La torta! Una delegazione, perché se no io non mi posso fare. Noi siamo una delegazione. No, aspetti, io ho bisogno di avere l'ok. Allora, ti devo chiamare io. Chi volete andare a parlare? Con chi volete parlare? Io consiglio non mi posso far andare in aula. Io entrerei anche, ma ci fanno uscire dopo. La torta non si può portare. Però nella nostra provincia di Livorno, noi abbiamo chiesto ai comuni, ora quando di Castagneto della Brucia di Cecina, un consiglio comunale aperto sul servizio idrico integrato. Cioè questa risposta, cioè, un regolamento che prevede che quando associazioni, partiti, cittadini fanno una richiesta di questo tipo, c'è un regolamento che prevede dopo 20 giorni l'istituzione, il sindaco, la giunta devono rispondere. E questo sono già 5 o 6 mesi e non hanno mai risposto, questo è avvenuto. Per cui le istituzioni non vogliono neanche discutere di questa cosa. Questa è una mancanza grave.
di non discutere con i cittadini e di non proporre la loro, cioè le decisioni vengono dall'alto, si fa l'atto unico regionale e non si discute con nessuno. Dopo c'è stato il referendum, dopo 26-27 milioni di italiani hanno votato e il 98,5% ha detto sì a che cosa? Sì all'acqua pubblica e, sì, e no, dicendo sì, ha abrogato il discorso del 7%. Riguardo il secondo quesito referendario, che è stato quello più votato in assoluto dei quattro quesiti referendari, siamo allibiti perché le forze politiche, quindi in questo caso la Regione Toscana, non fate assolutamente nulla per adeguarvi a quella che è la normativa scaturita dall'esito referendario, quindi dopo il volere dei cittadini. Trovare il modo perché questa legge venga applicata è la base, e poi comunque accettare anche e valutare insieme quelle che sono le proposte che in questi anni sono state anche elaborate dai cittadini, no? Ma allora siamo in un momento in cui le istituzioni a tutti i livelli dicono che non hanno i soldi e si permette ancora che le multinazionali prendano i soldi e li drenino dai sistemi italiani. Qui c'è un referendum, no, che è stato vinto, per cui non si capisce per quale motivo le stesse forze che hanno votato sì, no? Poi dopo che con il 21 luglio il secondo referendum è diventato immediatamente applicabile, così come detto dalla Corte Costituzionale, non ci si esprima perlomeno chiaramente su questo, cioè gli stessi organi politici dovrebbero scandalizzarsi di questo fatto, che dopo un anno è ancora presente la quota di remunerazione del capitale nonostante sia stata abrogata. Insomma. Parigi, il più grande comune europeo, gestisce l'acqua per la pubblica. Quindi, cioè, io credo che veramente andare ancora alla Pegasus di specchi non si può fare, perché ci dica, ma cioè, io credo che qui ci vuole ancora una vera volontà politica. A Napoli è stato fatto perché non si possa fare la regione rossa, la Toscana, che purtroppo è stata la prima regione a privatizzare l'acqua, una cosa scandalosa in una mentalità che viene dalla sinistra e che deve esserci, che dovrebbe riconoscerci in certi valori che è il bene pubblico. Dove sta questo bene pubblico? Ma però purtroppo credo che ci sia una mancanza di una volontà politica, questo è. Una cosa volevo dire, perché qui ora tutti, diciamo, amministratori, politici e gestori si sciacquano la bocca di dove trovare le risorse da dare al privato se viene riconosciuta. Beh, un po' di conti siamo diventati anche un pochino matematici in questi anni. E quindi abbiamo fatto il conto. Se per legge il gestore privato per legge doveva prendere il 7%, non si capisce perché poi, insomma, su Pubbliacqua per esempio il 13,02, su Acqua SDA il 18,18. Ecco, allora dico, non si possono fare le cose per bene, perché secondo i nostri punti di vista, e l'ha detto anche Riccardo Petrella, fate i conti per bene, il gestore si è già preso il suo capitale investito più il 7% di guadagno, se l'è già preso prendendo quasi il doppio di remunerazione del capitale, quindi non ci ingannate più. Io parlo a lei come se avessi di fronte l'assemblea del Consiglio regionale e tutti gli altri amministratori, so che l'Italia dei Valori, quello che ha fatto l'Italia dei Valori, quindi non sto, io parlo alla carica che lei ha oggi di fronte a me, e quindi i cittadini sono stufi. Noi ci stiamo autoriducendo le bollette, ce le stiamo autoriducendo perché siamo noi che rispettiamo la legge, e una regione toscana che non fa niente per aiutare i propri cittadini nella legge è ancora più vergognosa. L'acqua è un diritto, non ci si fa profitto!
ci si fa profitto! Divide.